Nero blocca qua, bianco e nero. Poi sanno tutte e due come va a finire. Per cui bianco non gioca proprio lì, da qua. Tanto è inutile che parte un coca, non mi piace. Nero prova ad aumentare la pressione su queste pietre, fa la sua estensione, che così mette un po' a posto tutto. Bianco chiude contro nero e nero va a evitare i problemi. Dopo questo non c'è più problema. Se bianco cattura, nera qua. Sì, ormai sotto è connesso e quindi il bianco Sì. comunque in qualche modo scappa da lì. Vabbè, però adesso effettivamente questa qui toglie proprio tutta la base. Tanto avere una, anche per bianco avere una base con un coco così Vabbè. sfavorevole, cercare di farla Nero con un coco sfavorevole, se lo fai lo fai proprio qua. gioca lì perché tanto i tagli qua non funzionano e questa toglie magari cioè toglie qualsiasi speranza per bianco di fare occhio. Ma questa non era abbastanza assente per essere risposta, una di queste qua. Non era abbastanza assente. Ma se nero scende ha sempre tre libertà contro due, no? Cioè se bianco scende scende anche nero. Ma neanche considerando che poi dopo bianco qua si va a prendere tutto questo pezzo di... E Sì, ma questi punti sono sempre di più. ne hai, tu dici, alla fine li E faccio di poi là. ci sono questi, non puoi giocarsi di qua, di là. E certo, quindi ne hai, sì, E situazione. infatti, vediamo adesso, l'ultimo problema di Fusecchi. Dove gioca bianco? Esatto. Diciamo che questa metà del gobelino non è più Fusecchi, ma di là sì. Per cui, guardando a quella zona, Guardando quei due altri quadranti. ne abbiamo già discusso abbondantemente, Ha senso giocare da un'altra parte. Quindi bianco di là può giocare sente, dei sente più forti che hanno. C'è il taglio là sotto che è una debolezza quindi gioca di importante. qua. Lì può giocare più sente perché c'è un taglio che è molto brutto per me. Giocare di qua. Come dicevamo prima. Quella. Questa qua funziona anche questa qua, però è brutta perché è troppo bassa. Ma bianco non ha proprio una Però. posizione fortissima da cui partire, perché se va troppo in lì, magari nero lo separa. Se bianco taglia, nero sale. Però io magari non taglierei subito, prima farei un po' le palle qua, così, o anche addirittura così, combattiamo subito, perché comunque una pietra nera messa lì nel buio. Nulla, beh, insomma, c'è tutto questo. Prova. Dopo questa minaccio Ok, ho capito, l'offensiva. però poi taglio qua queste e dopo devono fare un po' di strada, Ma no? sì, vabbè. Non lo so, forse non scambio Non si serve le scale, si no? può, Alla fine esatto, sono si 6 possono punti anche se le lasciare. perdo. Qui è aperto. Meno potrebbe invadere qui, Ah, c'è prendere anche quel questi problema lì. lasciando qui. Sì, c'è anche quel problema lì, è un casino allora. In effetti, come che prosegue? Prosegue che bianco gioca qua per farsi la base e nero non si preoccupa di questo ma invade qui. Per cui sempre con i miei metodi disonesti di guardare prima come va avanti, queste qui si possono lasciare se si prende tutto questo. Ma se bianco sale Dove? A quel punto sei aiutato a salvare quelli, giusto? Beh, si può provare magari a fare una base di lì oppure si continua a salire. A questo punto bianco sale ancora e io magari così ho collegato tutto, ma anche così. Ma l'idea, cioè Ma uno può... questo non è che sia pieno ad occhi, per cui portare un gruppo debole vicino a un altro gruppo debole non è una gran strategia.
Cioè, si rischia che facciano andare a piena due occhi tutti insieme, ma se per caso nero si infili in mezzo, sì, c'è anche il rischio che solo uno dei due li faccia, nessuno. Però comunque se non riuscite a connettere due gruppi deboli, che di solito più no, sei connesso più libertà hai, allora, per dire. Se hai due gruppi deboli, prendi il più piccolo che hai, ad esempio questo, o ad esempio questo qua, e lo lasci. Lasci morire. Esatto. Lo butti a mare. E intanto fai qualcos'altro. E cerchi di far vivere l'altro. In effetti bianco gioca qui, che è uno splitting attack, e poi cerca di rendere più grossa questa zona. Perché catturare solo le quattro pietre così, sì, fai un vale un po' un muoio, ma catturarle qualche grosse. Qualche muoio, dice, almeno fare muoio. Nero insiste nell'idea originale. Bianco, prova anche andare a collegare. Perché mi lascio qui? Perché comunque il bianco vuole fare il confine qua. Vuole fare il per muoio cui non gli importa. Sta puntando a fare un muoio dentro. Ah, ho capito, sì. Nero a sto punto deve fare la male. Proprio un furbacchione nero. Un gosseghe. Proprio se che giocava abbastanza territoriale. Si dice che fosse bravo. Comunque adesso no, insomma, ha 97 anni, compiuti da poco. Quindi tra 3 anni ne fa 100. Comunque era un po' territoriale. A quell'epoca era ancora giovane e veniva insieme, dalla Cina. Per cui. È uno dei due che insieme a Kitani Minoru ha inventato il Fuseki, quello sul 4-4. Sì, sì.